Buonasera, allora io mi chiamo Anna e rappresento il Centro Culturale delle Basiliche e diamo il benvenuto a voi a questa serata, Incontri con gli Autori. È un'opportunità che il Centro Culturale offre agli autori che si propongono o che intercettiamo noi del Centro Culturale per i più svariati motivi. Allora stasera incontriamo Marta Buonasera Mondolini e incontriamo Marco Mocenigo, che a tutti. Buonasera. chiediamo di presentarsi e brevemente raccontare la loro storia letteraria. Prego, Marta. Inizio io, va Sì. bene. Allora, buonasera e grazie innanzitutto per essere intervenuti, perché so anche che c'è qualcuno che viene da un po' lontano, quindi grazie. Ringrazio quindi tutti, il Centro Culturale delle Basiliche, Don Luca Camisana e la professoressa Anna Peretti per aver prestato la loro collaborazione, insomma, aver organizzato questo evento. Comunque, in breve, appunto, insegno inglese e nei licei e contemporaneamente coltivo l'interesse per la scrittura. Questo. Ora, per quanto riguarda la storia, a me piace spesso trovare uno slogan che riassuma in una frase quello che leggo o quello che scrivo, e in questo caso parlerei di un uomo e una donna legati dal magnetismo di una pietra misteriosa. Se poi invece vogliamo andare in un riassunto più dettagliato, allora parlerei di un uomo che un uomo che ha deciso un po' di ritirarsi in se stesso e come se dicesse al mondo e alle persone: voi vivete come volete, mondo, tu vai avanti come vuoi e io vado avanti come voglio e così. Questo è il riassunto. Sono Marco Mocenigo, non mi dilungo sulla mia attività, lavoro in banca, in una banca di investimento e diciamo, quando diciamo, è nata mia figlia, per i primi anni di vita provvedevo io all'addormentamento e nei primi tempi leggevo le favole classiche, Biancaneve o Cenerentola e quant'altro. A un certo momento mi sono un po' stufato di leggerle e quindi ho inventato la storia della principessa Anna. E quindi per parecchio tempo ho raccontato nuovi episodi, fino a quando anche mia figlia si è stufata e ha provveduto mia moglie all'addormentamento. E poi circa 2 anni fa, insomma nel periodo in cui eravamo obbligati in qualche modo a stare a casa, diciamo, capitato che mia figlia mi dicesse di raccontarle così per passare il tempo qualche vecchio racconto che le facevo e mi ha detto: ma perché non la scrivi? Io ho detto: no, dai, scrivo già contratti tutto il giorno, comunque pareri, insomma, direi che non ho nessuna intenzione di farlo. Però poi ho iniziato a scrivere, insomma, in qualche modo era anche un momento distrazione, di intimità personale, quindi ho proseguito nello scrivere fino a quando, insomma, nel giro di qualche mese ho finito il libro e poi, insomma, l'ho presentato a una casa editrice e non so come me l'hanno pubblicato. Per quanto riguarda la favola, diciamo, vabbè, ci sono vari aspetti, però non mi dilungherò più di Massimo, tanto. magari un riassunto Sì, nel breve di cosa senso, tratta. chiaramente, diciamo, come di prassi c'è una principessa che, diciamo, è bambina e in qualche modo inizia a scoprire il mondo. E poi, diciamo, a un certo momento della sua vita, verso la tarda adolescenza, incontra per caso un principe che in questo caso non è il principe azzurro, ma è il principe Mohammed, che viene dal califfato di Baghdad e che era venuto nel regno di Altavilla per instaurare rapporti commerciali con questo regno, perché sapeva che il re era piuttosto avanti rispetto ad altri regnanti cristiani, quindi voleva instaurare questi rapporti commerciali. Poi,
la storia si intesse, si incontrano, si conoscono e insomma si innamorano e poi in un certo momento il principe Mohammed dovrà combattere per poter sposare la principessa perché ovviamente il padre, no, insomma, un re cristiano, non consente il matrimonio. Poi insomma, il principe riuscirà a farsi voler bene anche dal padre di lei e quindi alla fine ci sarà lieto evento e poi ci sarà un altro colpo di scena, però non so, magari lo lascio a chi vuole leggere. Adesso già si posso parzialmente una domanda perché la prima domanda che volevamo fare era una curiosità. Dunque, siete due uomini, un uomo e una donna maturi, con professioni stabili e insomma tradizionali, eppure a un certo punto avete voluto scrivere. Ecco, la domanda era, la curiosità era come mai avete deciso di scrivere? Ecco, tu magari qualcosa già hai detto. E come mai questo genere? Quindi abbiamo una fiaba e una novella rosa, e poi anche la curiosità era su come mai questo dialogo tra voi due, cioè come mai Marta, un'insegnante, dialoga con una fiaba e Marco, un avvocato, che dialoga invece con una novella rosa. Ecco, queste erano, se volete. Inizi. Inizio Dai, inizia prima tu, vai, ok. Facciamo diversamente. Allora, diciamo che, vabbè, La motivazione sulle di motivazioni mi sono già espresso, sono già detto progetto. che diciamo, nasce da questioni di natura familiare, insomma. Poi per quanto riguarda invece Opportunità, non l'opportunità, questione, dai, opportunità di natura vabbè, insomma, è familiare. una mia, diciamo, informazione Ah, va professionale utilizzare bene. questa terminologia. Comunque, ma ero curioso, nel senso che chiaramente non ho mai letto, diciamo, racconti per signore o comunque love story, però visto che ho scritto questo libro, insomma, mi dicevano che l'autrice scrivesse bene, quindi ho detto ma perché no, leggiamo, e poi c'era anche, diciamo, il titolo La bottega delle pietre colorate, che insomma in qualche modo aveva qualche somiglianza come libro, e quindi diciamo poi alla fine insomma ho deciso di fare questa esperienza. Mi hai colto la sfida. Marta. Assolutamente. Allora, per quanto riguarda allora, la prima domanda, appunto, che cosa vi ha portato a scrivere questo tipo di letteratura, di narrativa, è stato un po' naturale. Nel 2009 ho seguito un corso di scrittura creativa, che, allora, io ho sempre scritto, però tenevo le cose per me. A un certo punto ho deciso, avevo visto la pubblicità di un corso di scrittura creativa e ho detto perché no? E erano corsi serali dopo il lavoro. Quel corso di scrittura creativa, come effetto positivo, mi ha dato più disciplina e anche un po' più così, di stima in me stessa, e ho iniziato a inviare qualche racconto alle riviste che ritenevo più, perché appunto io sono più per i testi brevi, forse anche perché insegnando inglese, soprattutto essendo appassionata di letteratura americana, gli americani sono molto bravi a scrivere racconti brevi, basta pensare a Fitzgerald, Winter Dreams, oppure anche a Steinbeck con Uomini e topi, vabbè, o romanzo breve o racconto lungo, va bene. Comunque, anche forse per questa mia formazione, amo molto il racconto. E poi trovo anche che per quanto riguarda la nostra società, il nostro modo di vivere, anche le cose brevi siano l'ideale anche per chi va in metropolitana e ha bisogno e ha poco tempo di concentrazione. Quindi, vabbè, comunque ritornando al discorso, e dopo aver appunto ho contattato le riviste, ispirandomi a scrittori che per me sono un po' un modello, come per esempio Jack London, che in Martin Eden descrive benissimo la vita dell'aspirante scrittore, oppure anche Sylvia Plath, che appunto, come scrive nei suoi diari, insomma, lei teneva molto a inviare questi racconti alle case editrici, alle riviste femminili, e così ho fatto io. E praticamente, appunto, trovandomi affine per quanto riguarda tematiche alle riviste Intimità e Love Story, ho inviato a loro questo racconto, ed è il motivo per cui ho scelto questo racconto che risale a qualche anno fa.
Anche tu, periodo del Covid? No, proprio, cioè, parliamo appunto del 2012, perché ho iniziato a scriverlo proprio nel 2012 e praticamente mi era venuta l'ispirazione una notte prima di fare appunto il giorno prima del concorso per diventare docente, ed ero molto agitata, ero in un albergo in provincia, perché la prova era proprio tipo alle 7 meno, alle 8 meno un quarto, quindi va bene, non funzionava la televisione, non avevo il cellulare perché comunque si parla del 2012, insomma ho buttato giù questa idea che mi è sembrata carina, l'ho sviluppata ed è questa che ho inviato alla casa editrice. Lì mi ha risposto dopo qualche mese, perché comunque c'è tanta gente che invia racconti, c'è molta concorrenza, chiamiamo così, mi hanno chiamato, mi hanno detto va bene, lo pubblichiamo, e da lì, quindi sto parlando della primavera 2014, ho collaborato con loro, più o meno sono 20 racconti. Per quanto riguarda il motivo per cui, se posso, io vorrei, siccome molti hanno un po', diciamo un po', guardano la letteratura rosa, con un po' dall'alto in basso, io vorrei fare una citazione. Cioè, è anche vero questa cosa, effettivamente incuriosisce in questo sì, senso, no? Sì, no, infatti io vorrei citare una breve citazione che a me è molto cara, che poi a me piace segnarmi, insomma, le frasi che mi colpiscono, di questa scrittrice, magari qualcuno di voi, penso, insomma, comunque Antonia Arslan, che nella prefazione al romanzo Il bacio di una morta di Carolina Invernizio, scrittrice che da Gramsci era stata definita in modo, insomma, molto, ecco, lei dice, difende i romanzi popolari definendoli un piccolo paradiso, un giardino delle delizie, chiuso da alte mura, al cui interno nessuno ti viene a cercare, nessuno ti può fare del male, perché il romanziere, a cui il lettore si affida come ad un amico sicuro, tiene saldamente i fili di un esito felice, che inesorabilmente arriverà. Di un sogno che puntualmente tornerà a consolarlo, libro dopo libro, avventura dopo avventura. E per quanto riguarda l'ultimo, e quindi questa citazione di Antonia Arslan, secondo me, per tutti i generi letterari, secondo me è molto, insomma, è molto veritiera. Anche la fiaba ha una sua origine prettamente popolare, sì, infatti, sì. Al Grimm, insomma. Sì, per quanto riguarda appunto l'iniziativa, appunto recentemente, appunto, Don Luca, dopo aver saputo che nella ex terza B c'erano due ex compagni di classe che appunto amavano scrivere e erano stati pubblicati, ci ha contattato. Io ho letto appunto il libro pubblicato da Marco, mi è piaciuto, l'ho trovato scritto bene, con una scrittura piacevole e molto anche rilassante, lo leggevo a fine giornata dopo le faccende quotidiane, e appunto mi è piaciuto, poi appunto ho trovato delle affinità, varie affinità, e quindi il tema dell'incontro che è centrale in entrambi i testi, e quindi io ho detto, cioè io non ho mai fatto presentazioni di quello che scrivo, un po' curo sui social giusto per così, ma quindi sono stata contenta e ringrazio per questa iniziativa, ecco. Va bene. Adesso magari Chiara legge qualche brano che voi avete indicato e che secondo voi meglio esprime il vostro pensiero, o comunque il vostro messaggio, più che pensiero. Da La bottega delle pietre colorate. L'uomo in grigio, così mi aveva soprannominato mia sorella, Lavinia, perché diceva che facevo di tutto per passare inosservato, e perché tra me e gli altri, tra me e la vita in generale, mantenevo sempre un certo distacco, non mi infervoravo mai per qualcosa o per qualcuno. L'esatto suo contrario, per lei le emozioni erano fondamentali, davano colore alla vita che senza di esse sarebbe stata anonima, grigia. E da qui derivava il soprannome che un giorno per scherzo mi aveva dato e con cui ogni tanto mi chiamava. Non me la prendevo, perché a me andava bene vivere così. Volevo rimanere al riparo da ogni scossa che potesse sconvolgere quell'equilibrio, a volte un po' noioso, devo ammetterlo, che contraddistingueva la mia esistenza. Preferivo però quell'equilibrio grigio al disordine e al dolore che vedevo nelle vite degli altri, rovinate
da passioni infelici o distruttive. I giorni di trasferta in quella città lontana passarono veloci fra i vari incontri con i clienti e presto arrivò il momento del ritorno. Mi ricordai che Lavinia compiva gli anni proprio quel giorno. Non potevo presentarmi a casa a mani vuote, dovevo assolutamente comprare qualcosa. Come al solito, mi decidevo a fare le cose proprio all'ultimo momento. Ero già in stazione e non sapevo dove trovare un negozio adatto ai gusti di Lavinia. A un certo punto, il mio sguardo fu attratto da una luce calda. Su un'insegna luminosa a forma di freccia, la parola "Seguimi" lampeggiava invitante. Non so perché, ma decisi di prendere la direzione che essa mi indicava. La nebbia, intanto, scendeva sulla stazione e rendeva difficile orientarmi in quel luogo che conoscevo poco. La luna piena, che pochi istanti prima brillava luminosa, ora non si vedeva più. Fortunatamente, alla prima insegna ne erano seguite altre uguali e io le seguivo con fiducia. Mi ritrovai così al binario zero. Strano, pensai. Non mi è mai capitato di vedere un binario con questo numero, strano davvero. Fu a quel punto che in quella fitta oscurità scorse una luce poco lontana, mi avvicinai e mi ritrovai davanti alla bottega delle pietre colorate, come diceva la graziosa insegna a caratteri corsivi. Presto mi accorsi che la luce proveniva anche dalle pietre preziose esposte con gusto nella vetrina. Mandavano tutti intorno bagliori dai mille colori come un prisma di cristallo colpito dalla luce. Ciascun tipo di pietra era distinto dall'altro da un biglietto scritto con una grafia elegante che ne indicava il nome: ametiste, ambre, turchesi, quarzi e tante altre pietre preziose. Dai nomi misteriosi ed evocativi assorbirono a tal punto la mia attenzione che per qualche minuto persi la cognizione del tempo e del luogo. Mi ripresi da quella sorta di trance in cui ero sprofondato e guardai all'interno del negozio. Vi era una giovane donna che mi stava osservando. Entra, sembrava dire il dolce sorriso che le illuminava il volto. Mi decisi ad aprire la porta. Da Le avventure della principessa Anna. Dopo un'ora di cammino, la compagnia arrivò ad un laghetto turchese. Vicino alla riva c'era una piccola barca a remi di legno, abbandonata, ma in buone condizioni. Appena Anna la vide, scese da cavallo e legò il suo amico ad un ontano robusto e ombreggiante, mentre il topolino e il lupo salirono sull'imbarcazione che cominciò ad essere trasportata da una corrente inusuale verso il centro del lago. All'improvviso, dalle acque lacustri uscì un pesce color blu cobalto che saltò sulla barca. Il lupo e il falco si avvicinarono immediatamente per mangiarlo, ma si fermarono di colpo, intravedendo che il pesce aveva qualcosa in bocca. Il salmerino blu lasciò cadere l'oggetto sulla barca. Si trattava di una spilla d'oro che raffigurava il sole e la luna accoppiati. Il sole era rappresentato da un minuscolo rubino incastonato, mentre la luna da uno smeraldo di dimensione ancora più minuta. Era un gioiello meraviglioso. Buongiorno, mia signora, mi avete salvato la vita. Come vi chiamate? Domandò il cavaliere con un accento orientale. Anna, un po' stupita dal fatto che lo straniero parlasse fluentemente la sua lingua, rispose: Mi chiamo Anna. Mi scuso, ma non mi sono presentato ancora. Mi chiamo Mohamed e questi sono i miei uomini.
Vengo da Baghdad e sono diretto ad Altavilla per presentarmi al re Gismondo. Per quale motivo vi volete recare dal re Gismondo? Domandò preoccupata la principessa. Desidero incontrare il re, che è conosciuto nelle nostre terre per la sua saggezza e lungimiranza, per instaurare rapporti commerciali con il vostro regno. Va bene, vi accompagnerò fino all'ingresso della città, replicò Anna, osservando il giovane straniero dagli occhi calmi e profondi. La principessa e i cavalieri orientali si diressero a tutta velocità verso la cittadella. Mohammed cavalcava vicino alla principessa, sorridendole lievemente, ed ella faceva finta di niente, cercando di non farsi superare dal giovane. I due destrieri galoppavano quasi appaiati, ma senza mai toccarsi. Adesso allora lascio subito la parola agli autori affinché dicano esattamente il messaggio che volevano dare con questi due loro racconti. Bene, inizio. Sì, Marta. Va bene. Per quanto riguarda il motivo per cui ho scelto questi due brani è perché io ritengo che per quanto riguarda lo stile e la prosa siano quelli all'interno di questo racconto siano quelli meglio riusciti. In particolare però per quanto riguarda il primo l'ho scelto perché presenta il personaggio, sì. Appunto questo personaggio che inizialmente viene chiamato l'uomo in grigio, scopriremo poi alla fine che si chiama Andrea, che è un uomo appunto che è diciamo chiuso in se stesso, ma non in modo triste, nel senso lui appunto come ho accennato nella prima parte di questo incontro, però essendo un po' agitata non ho saputo spiegarlo bene, praticamente volevo dire che è un uomo appunto chiuso in se stesso, ma non in senso triste. Lui probabilmente ha provato a inserirsi in questo tipo di società, ha provato a diciamo un po' adeguarsi a questo tipo di società in cui si trova a vivere la sua esistenza terrena, e poi però ho detto vabbè, a questo punto voi vivete come volete, il tuo mondo vai avanti come tu vuoi e io prendo la mia strada. Il problema è che può essere, diciamo, il lato negativo di questa scelta può essere una certa rigidità, vivere sotto una specie di campana di vetro, e appunto grazie a questo incontro con la protagonista, che a suo modo comunque anche lei, diciamo, un'artigiana, ha questa sua bottega, crea lei gli gioielli in questa bottega, a suo modo anche lei ha un certo distacco da questo tipo di società, però lei è più gioiosa, si mette in gioco e sarà appunto lei un po' il punto. Questo incontro, vabbè, si può capire, no? Non penso che ci sia per quanto riguarda il finale, potete immaginarlo. Comunque, ecco, questo è il motivo per cui ho scelto il primo brano. Il secondo, perché evoca, c'è un elemento un po' magico, un po' che non è spiegabile razionalmente, che mi piace sempre inserire in quello che scrivo, tanto è vero che parallelamente a questa mia collaborazione con le due riviste, per le quali appunto scrivo brevi racconti, comunque scrivo anche testi un po' più lunghi che come autopubblico, ma senza pretese di diventare, insomma, perché a parte che è molto difficile, comunque ecco, nell'autopubblicazione do voce, diciamo, un altro aspetto del mio interesse per la scrittura, che è un po' il romanzo cosiddetto gotico, che cerco di reinterpretare in chiave contemporanea. Ecco i motivi per cui ho scelto questi due brani. Curioso anche il fatto che il personaggio, pur essendo una rivista rosa per sì. femminile, il protagonista poi in realtà sì. sia un uomo. Sì, infatti è vero, hai colto un aspetto che è strano, e in effetti tra tutte le cose che ho scritto, questa e appunto uno dei romanzi che ho autopubblicato sono gli unici due casi in cui ho scritto ho utilizzato un io narrante uomo, non so perché è venuto così. Sì, sì. Di solito le protagoniste sono donne, ecco. Comunque sì, è colto un aspetto, è vero. Ogni tanto mi interrogo, boh, chissà come mai. Marco, per quanto mi riguarda, invece, rileggendo il racconto,
Ho visto che avevo introdotto molti elementi simbolici. Chiaramente quello principale sono i gioielli, sono gioielli speculari che ha sia la principessa Anna che ritrova nel brano che è stato poc'anzi letto. Sì. E diciamo anche la modalità con cui viene ritrovato questo gioiello, diciamo, è circondato da una certa luna di magia, no? Nel senso che c'è questo salmerino azzurro che salta sulla barca, non in maniera casuale, immagino, e fa cadere questo gioiello. Neanche gli animali, in qualche modo, che potrebbero essere interessati a mangiarlo, rimangono in qualche modo stupiti e anche essi percepiscono questo elemento magico. Chiaramente questo gioiello è un elemento precursore di quello che poi sarà la storia, nel senso che in qualche modo anticipa l'incontro che la protagonista avrà, diciamo, con il principe Mohammed. E in questo simbolo ho rappresentato sia il sole che la luna, sono ovviamente, così, riflettendoci, elementi molto antichi, risalenti alla nostra cultura mediterranea. Insomma, chiaramente il sole veniva identificato come, diciamo, elemento divino anche nella cultura greca, e quindi c'è la figura di Helios, che era una divinità celeste, quindi in qualche modo un archetipo maschile. Invece la luna è chiaramente un archetipo femminile che rappresenta, diciamo, i raccolti, la fecondità del suolo, insomma, quindi può essere appunto considerato un elemento femminile in senso simbolico, ovviamente. Sì. E questi aspetti ovviamente sono importanti. È un elemento che, così, pensando appunto alla luna, mi è venuto in mente che in realtà, anche se è un simbolo che viene utilizzato dal mondo islamico, in realtà ha un'origine molto più antica. Risale ai tempi di Filippo II il Macedone, che cercò tra l'altro di conquistare Bisanzio nel 340-341 a.C. e i Macedoni si avvicinarono lentamente alle mura della città che in qualche modo volevano conquistare. Siccome era di notte e c'era un buio totale, pensavano di entrare nella città. A un certo momento il vento spazzò via il maltempo e nel cielo si vide la luna crescente. Questa luna crescente in qualche modo illuminò, diciamo, l'ambiente circostante, e così gli assediati si resero conto che c'erano dei nemici alla porta e quindi riuscirono in qualche modo a impedire ai Macedoni di entrare nella città prima di quello che sarebbe successo nei secoli successivi, e quindi i Macedoni scapparono. Quindi per i cittadini di Bisanzio, per ringraziare questo evento di essere riusciti a sfuggire alla morte sicura, rappresentarono in tutte le parti della città dei manufatti la luna crescente. Questo divenne il simbolo il simbolo della città. Poi, 18 secoli più tardi, arrivarono i turchi musulmani, riuscirono a conquistare la città e videro questo simbolo che era tempestato in tutta la città di Costantinopoli quando fu conquistata, e così lo adottarono come simbolo magico, e da quel momento viene adottato anche dal mondo arabo. Per quanto riguarda il secondo racconto, il secondo spezzone di racconto, diciamo che ci sono due aspetti. Il primo aspetto
è rappresentato dall'amore nascente tra due protagonisti, insomma, che iniziano a scambiarsi le prime parole. C'è quasi una certa così, stupore da parte della principessa Anna, che questo straniero sa per parlare la sua lingua, e poi grande stupore per le motivazioni per cui è venuto nella regna di Altavilla. Quindi, insomma, questo un po' a insegnamento che forse anche i bambini, ma anche noi adulti, che non è che il mondo occidentale sia superiore a tutti gli altri mondi, che in certe epoche storiche, forse anche adesso, diciamo, nel mondo a quell'epoca, diciamo, e più o meno il racconto può essere, se dovreste leggere, insomma, dopo la prima crociata, in quel periodo gli arabi avevano, cioè, una grande cultura rispetto ai franchi che, diciamo, assediarono la città di Gerusalemme, che, se leggete molti racconti, diciamo, di scrittori arabi dell'epoca, insomma, un elemento che rivelavano gli arabi che, tra altre cose, le popolazioni civili occidentali non si lavavano. E poi, diciamo, chiaramente, insomma, ci sono questo aspetto anche qui. Quindi anche per i bambini, insomma, ho voluto dare il messaggio che bisogna essere tolleranti anche delle altre culture, che è interessante conoscerle, studiarle Ci proviamo. Bene, adesso, indipendentemente dal vostro messaggio, da quello che avete voluto dire, certo, uno spunto di riflessione che avete voluto dare con questa vostra storia, quando un'opera viene partorita, diciamo, dall'autore, poi questa opera prende una vita propria, una strada propria, autonoma. Allora, anche a noi del Centro Culturale sono nate delle riflessioni, quindi poi anche delle domande, indipendentemente appunto dal vostro messaggio originale. Allora, innanzitutto, adesso chiedo magari prima a Marco. Allora, tu hai scritto una fiaba, okay. Allora ci siamo chiesti, ma la fiaba in generale non dovrebbe essere qualcosa, perché tu hai parlato con questa fiaba di un incontro, okay, e hai parlato di amore, e di amore in particolare tra un uomo e una donna di religioni diverse, culture diverse, e quindi hai parlato di matrimonio misto, cioè okay, misto. Sì. E allora, la nostra domanda... confessionale. Sì, esatto. Allora, la nostra domanda era, ma la fiaba, appunto, non dovrebbe essere qualcosa di vero per tutti, qualcosa in cui si può identificare chiunque, nata e ambientata in un qualsiasi momento storico e geografico, è un qualcosa di sempre vivo. E allora la domanda è, ma il problema del matrimonio misto non è forse già qualcosa di superato? Non è il problema forse adesso il matrimonio, in quanto tale? Cosa ne pensi? Quindi una cosa proprio più universale, più allora, che il matrimonio appunto misto. Ma diciamo... C'è la moglie però. E può intervenire la moglie. Certo. Per quanto riguarda il primo aspetto, ma io penso che comunque anche se ho parlato, diciamo, di matrimonio tra persone provenienti da religioni diverse, ci sono vari, diciamo, momenti di lettura o comunque interpretazioni, diciamo, del libro, che possono essere varie, nel senso che di fondo comunque il tema religioso c'è, ma diciamo, dal punto di vista dei personaggi, quello che conta è essersi incontrati. Sì, sì, infatti io parlo di matrimonio, ma parliamo, certo, di incontro, di relazioni. Poi immagino che, insomma, poi siccome sono un po' fissato sulle materie storiche, quindi forse ho voluto anche fare, insomma, inserire delle tematiche di natura così, in qualche modo, non dico provocare il lettore, però insomma fargli pensare a alcune tematiche che sono, ci sono. Tra l'altro immagino che non ho cognizione di tantissimi matrimoni tra cristiani e diciamo musulmani, che insomma penso che sia ancora un elemento di modernità, nel senso che non c'è ancora una tematica sul punto. Sì, 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 no, ma la questione era, sicuramente è difficile un matrimonio tra un uomo e una donna di religioni diverse come queste, sì, ma la questione è, non è anche solo difficile, solo il matrimonio in quanto tale? Cioè, ma, secondo me non, insomma,
matrimonio o comunque incontro, unione. Ma diciamo sì, la nostra società, insomma, penso che ciascuno di noi ha un'idea di quello che è la nostra società. Per quanto mi riguarda, chiaramente è una società basata sul consumismo, sull'individualismo, quindi l'incontro con l'altro è molto complicato, nel senso che si tende a vivere per se stessi, insomma. E questo lo vediamo, nel senso che ci sono tanti anche non sposati o comunque che hanno una vita, diciamo, non legata alla famiglia tradizionale. Però, per quanto mi riguarda, secondo me è un elemento importante sia interpersonale, cioè per me. Perché guardi di là, scusa? No, guardo tutti, Poi no, la seconda parte di quello che volevo dire è che secondo me è un elemento fondante della società. Cioè non il matrimonio in quanto tale, ma insomma l'incontro tra due persone, ecco. Non mi dilungo su altri aspetti. E, quindi siccome c'è un elemento di disgregazione della società che dipende dal fatto che insomma, le persone tendono a vivere per se stessi, ritengo che sia, oltre ad essere un fatto importante individualmente, anche da un punto di vista sociale. Sì, sì. Adesso magari pongo l'altra domanda a Marta, però poi intervenite pure su questi argomenti, sono due cose, due tematiche diverse, però poi lascio la parola a voi, insomma. L'altra riflessione che abbiamo fatto invece a partire dal testo di Marta è stata questa. Allora, tu Marta parli di un uomo in grigio e in un certo senso noi abbiamo pensato che tu opponessi la parola grigio alla parola colorato, dicevi un uomo un po' solitario, che non viveva grandi emozioni, e va bene, capiamo che può essere anche così. Però noi grigio, nel centro culturale, abbiamo pensato anche in opposizione a bianco e nero. Bianco e nero che sono colori tipici, se vuoi, anche dell'adolescenza. Per un ragazzo una cosa o è bianca o è nera. E poi nella vita matura, insomma, ci si accorge che ci sono tantissime sfumature tra il bianco e il nero e sono tutte belle, non sono necessariamente viste in negativo, no? Allora, noi abbiamo guardato questo tuo uomo in grigio e abbiamo detto, insomma, questo è un uomo che si occupa della sorella quando questa è in difficoltà, che lavora, fa tanto di trasferte in treno, e chi le vuole fare trasferte in treno? Che fa un regalo alla sorella, sì certo, all'ultimo momento, ma ci sta che uno non programmi il regalo per la sorella 3 mesi prima, compra una collana che non è qualcosa di scontato. È un buon gustaio, non è un uomo che ama stare in grandi luoghi affollati, ci sta anche che un uomo non voglia passare il fine settimana al centro commerciale, insomma, no? Sì, in quel caso era la festa, l'artigiano in fiera, esatto. Perché si svolge, sì. Però, insomma, un uomo è un uomo che noi abbiamo pensato un uomo normale, dove per normale noi abbiamo inteso la parola bello, dove abbiamo inteso la parola umano, che entrava anche nel tema di oggi, no? Sì. E allora, insomma, ci siamo chiesti, ma, e poi lo chiedo a te, lo chiedo a voi, ma cosa significa in questo momento per degli uomini anche maturi, uomini intendo uomini e donne, maschi e femmine, intendo cosa significa poter esprimere un sentimento, un'emozione con dei colori non bianchi e neri, ma dei colori grigi. Cosa significa in una società anche dove urla i propri sentimenti e li esibisce, vedi anche nei social, coi social, cosa significa quindi un uomo che invece manifesta dei sentimenti o comunque una discrezione, l'abbiamo chiamata grigia. Sì, ecco, sì. Allora avete colto un aspetto interessante e che appunto quando ho scritto questo racconto, sì, quasi no, ormai 10 anni fa, era un aspetto, diciamo, che si è poi sviluppato diventando sempre più importante. Infatti nei miei racconti protagoniste soprattutto sono persone, cioè donne, ma comunque vabbè, persone, esseri umani che hanno vite non interessanti, tanto da non interessanti per i social, non potrebbero mai essere al centro di storie su Netflix o di reality show. E, però è una loro scelta, è una loro scelta e
una loro scelta, nel senso che non si riconoscono in una certa filosofia che secondo me è molto, diciamo, è alla base della nostra società. Si vede sin da una società, no, dove si inculca sin da ragazzini al mito dell'eccellenza, bisogna questo, l'eccellenza, poi il fare, scopri il tuo diamond, scopri, c'è sempre questa idea di sforzo, di dover fare, anche nel, che un concetto che è espresso anche in un modo di dire inglese, no pain, no gain, cioè senza dolore non c'è il guadagno. Ecco, questi personaggi si sono un attimo, magari ci hanno provato anche loro, no? Ma poi si sono resi conto che la ricompensa, il premio, non c'è, e se c'è è sempre sproporzionato a tutto l'impegno e anche ai sacrifici che dedicarsi a certe cose, che può essere il lavoro, eccetera, ha comportato. E quindi sono in un certo senso dei ribelli, in modo appunto con pudore, pudore che è una parola ormai che non è che sia così molto usata, con pudore, con discrezione, ecco. Quindi sì, avete colto questo aspetto che a me interessa, e spesso i protagonisti di quello che scrivo sono appunto così. Adesso, sì, cioè, vuoi magari venire qui al microfono? Ci diamo un po'. Sì, io non ho letto il libro. Non l'ho letto ancora. Non ho, esatto. Mi chiedevo se il grigio non fosse anche, diciamo, da questo punto di vista, però sinonimo anche, oltre che di ribellione, magari di rinuncia o di rifugio in qualcosa di appunto privato, di lontano dalla società, e quindi che abbia da un certo punto di vista una connotazione psicologica anche non positiva necessariamente, nel senso, mentre appunto la ribellione può essere una cosa positiva, però anche forse appunto una rinuncia, sì, a vivere pienamente nella società e quindi a integrarsi, e quindi magari anche l'incontro con l'altro diventa l'incontro tra due solitudini. Questa è la domanda. Sì, sì, ha colto un aspetto. Infatti, allora, questo tema dell'uomo, cioè questo appellativo, l'uomo in grigio, non è lui che si chiama così, sono altre persone che lo chiamano, la sorella in particolare, però è vero quello che ha detto. Infatti, diciamo, pur essendo lui una brava persona con tante doti, però ha un po', se non proprio una vita monacale, diciamo, quindi si è proprio ritratto, tolto fuori da... Quindi non gli interessa raggiungere una posizione più alta nel lavoro o anche nella vita sentimentale, si è chiuso proprio un po'. Però appunto incontra, quindi il tema dell'incontro, che è questo, no? Un aspetto comune nei due testi, questo incontro lo porta a contatto con un'altra persona che crede nelle sue stesse cose, che in modo diverso crede alle sue idee, diciamo. E quindi questa persona, grazie all'incontro, tira fuori dal suo grigiore questa persona. Sì, sì, è giusto quello, sì, infatti non, sì, ha colto un aspetto, sì, sì, è vero. Ma grazie all'incontro appunto lui esce dal grigio. Quindi siete più per i colori forti. L'incontro. Sì, certo. Sì, sì, sì. Direi che abbiamo un grande uomo in grigio qua, che è Don Luca. Sì. Ecco, non so, voglio essere... Sì. E anche tutti gli avvocati. Parte, diciamo... Ieri siamo andati a un incontro di lavoro e ero con due clienti e tutti i clienti dicevano: ma abbiamo scelto tutte le vestiti di grigio. Eravamo, oggi ho detto praticamente no, perché non c'è più, perché ha più di colori. No? No, allora io parto da Marco, perché ci conosciamo di più, insomma, mi spiace, ma poi ci conosceremo anche, Marco, abbiamo vissuto momenti insieme, insieme, eccetera. Allora, e dalla domanda che hai fatto tu prima, molto provocatoria, se pensi al matrimonio, eccetera, 35 anni, la moglie non c'è stasera, è al mare con le amiche, tutte... Quindi puoi parlare veramente. Ecco, qui, però la risposta, io, non perché c'ho un cane qui, ma sono molto legato alla natura, no? Il discorso, c'è la luna e c'è il sole, quelli ci sono, signore, infatti c'è, quindi per conto mio cercare di
snaturare quello che è stato creato di natura non va bene. Io sono profondamente convinto, specialmente se la guardiamo un po' da, io sono padre ma sono anche figlio, dal punto di vista figlio, cioè la mancanza di una presenza della luna e del sole, che ognuno deve fare il suo compito, diventa piuttosto complicato per tutto. E idem il discorso dei colori del grigio, mi è piaciuto quell'accenno al andando avanti si smussano un po' gli angoli, si cerca, cioè del grigio qualcosa di diverso dal bianco e nero, non necessariamente diverso dal rosso, giallo e blu. E di nuovo è l'incontro di persone diverse, per esempio io penso mia moglie Marta è molto più grigio da un certo punto di vista, io sono molto più impetuoso dall'altra, però ci si contempla uno con l'altro. Se non ci fosse lei, immaginate due persone che vanno avanti nei momenti di difficoltà, chi è magari virgolette più grigio perché poi tiene più la barra dritta. Quindi ci si completa. Ci si completa. Due cose sul discorso lì dei mammali turchi, che è stato molto bene, molto bene. Nel senso, ma prima domanda che mi veniva, ascoltando quello che dicevi e la lettura, ci vedo molto Buzzati lì dentro, quello che tu scrivi. Non so, mi chiedo, hai letto Buzzati? Mi piace Buzzati? Ecco, lì ci ho visto alcuni passi di libro di Buzzati. E poi il discorso della mezzaluna, molto interessante, devo regalarti un libro, poi te lo porto. E a Lepanto, tu lo sai bene, beh, sì, sì. La flotta turca. Anche sì. Perché, scusami, sì. Il Doge all'epoca era Mocenigo, quindi era la flotta turca si è disposta a mezzaluna e quella cristiana a croce. Ecco, grazie dell'intervento. Diciamo, Stefano, più che una domanda è un intervento, nel senso che non, diciamo che vabbè, nel senso sicuramente in particolare, almeno parlo della favola, l'elemento naturale è molto presente, nel senso che ci ho tenuto a descrivere alcuni paesaggi naturali, insomma, che in qualche modo probabilmente nella nostra società non si tiene particolarmente conto. E per quanto riguarda l'elemento familiare, insomma, accennavi tu qualche tema, così sommessamente davi qualche cenno. Non vorrei entrare troppo nel dettaglio, però diciamo che sì, stranamente, dopo tanti anni in cui mi vedevo in altre posizioni, sì, insomma, in qualche modo, stranamente, posso più o meno vedermi anche in quella posizione. Però, detto questo, bisogna anche ascoltare i giovani, bisogna anche capire cosa vogliono, quali sono le loro predisposizioni, quando ci sono delle problematiche, delle tematiche, discuterne, poi ognuno rimane nella propria posizione. Vabbè, anche lì ci può essere un incontro, no? Ognuno può dare il suo. No, infatti, il tentativo ci può essere, certo. Magari c'è, non sempre l'incontro, no? Alcune volte possono essere scontri, però a volte diventano scontri. Però. Insomma, direi che nei secoli la vita dell'uomo è stato uno scontro e un sì. Incontro. Niente di nuovo sul fronte. Esatto. Bene, se c'è qualche... Prego, vuoi magari venire così sentiamo meglio, dai. Allora, volevo un attimino, elevare più dal significato concreto di uomo, donna, maschile, femminile. Proprio perché mi costringono a farlo questo gli adolescenti con cui lavoro come neuropsichiatra. E inizialmente, cioè, mi veniva di chiedere spesso, appunto, hai la ragazza, hai il ragazzo, fino a che un giovane mi ha detto, dottoressa, lei è un'omofoba. E io ho detto, come sono omofoba? Ma sì, no, ma cosa mi chiede? Cioè, non è importante se ho un ragazzo o una ragazza. L'importante è l'incontro. Viviamo in una società dove questi ragazzi, diciamo, non hanno più la percezione, proprio io non si identifica più nel corpo fisico in cui vivono, perché sono astratti, attirati
da delle situazioni che portano fuori, che portano comunque a percepire molto a livello intellettivo, ma a sentirsi poco nel corpo. E anche l'elemento spirituale, anche l'elemento religioso, non compenetra tutto il corpo, ma si arresta a delle sensazioni che hanno più che fare con gli elementi dell'anima. Allora, tornando ai vostri racconti che io ho letto, e il caso di Marco ho riletto varie volte, sicuramente voi avete portato di voi qualcosa dentro il racconto, perché diciamo l'elemento maschile è comunque l'anima che vive in noi, l'elemento femminile è questo elemento dell'anima che vive in noi, l'animus è più legato con l'aspetto della coscienza, di tutto ciò che praticamente in qualche modo conduce da una direzione, l'anima sente nel sentire praticamente ha delle intuizioni, delle ispirazioni. Allora, come voi avete partorito questo, diciamo sicuramente non formulando ogni pezzettino e pensandolo, ragionandolo intellettualmente, ma lo avete giunto come anche un'ispirazione, come un'intuizione, altrimenti non avrebbe il connotato, diciamo, né di una novella né di una favola. Quindi io ho sentito tanta poesia nel vostro scrivere, grazie. Tanta poesia e piacevolezza, ecco, di calore. Allora, quanto dentro di voi, cosa dentro di voi, cioè dentro di voi, qual è la parte della, qual è la parte più cosciente, qual è la parte dell'anima, in cosa vi siete identificati rispetto a quello che avete scritto, e quindi che significato profondo ha per voi, cioè questi personaggi, cosa rappresentano dentro di voi? Perché comunque, attingendo alle forze dell'infanzia, vengono fuori delle cose miracolose che non potrebbero venire fuori di fronte a nessun altro tipo di esperienza. E allora volevo sapere appunto di voi cosa era venuto fuori, ma non i dettagli della vostra infanzia, ma questo animus, questa anima, questa coscienza, questa anima di tutta questa natura che invece fa da terreno, d'appoggio, e questi animali che vivono attorno, queste pietre e questi minerali, no? Cioè queste tre cose, come vivono in voi e come le avete, diciamo, sentite, ecco. Grazie, inizio io, bene, allora è una domanda... allora, come sono nate? Per quanto riguarda le pietre, vabbè, a me piacciono molto, ho una piccola raccolta e poi mi piacciono le cose un po' etniche, i gioielli, queste pietre grezze, uno spunto autobiografico c'è, cioè, sicuramente, nel senso che, vabbè, come ho già detto prima, l'ispirazione è nata la sera prima degli esami, come la notte prima degli esami, perché è così, ed avevo preso il treno per raggiungere quell'albergo ed era inverno perché era dicembre, era poco prima di Natale, era una giornata bruttissima, c'era anche lo sciopero dei treni, vabbè, insomma. E quindi, certo, sono dettagli un po' superficiali, non so se riesco, ma la sua domanda era molto profonda e non so se riesco a soddisfare magari la sua curiosità. Comunque, se lei mi chiede che cosa c'è di me, allora ci sono dei dettagli sicuramente legati a quel momento della mia vita, c'è l'interesse sicuramente delle pietre, avevo in una vacanza estiva, avevo visto questa bellissima vetrina con tante pietre che erano affiancate da biglietti che descrivevano con cura il significato, perché come un fiore, se si regala una rosa, la rosa ha un significato, così se si regala un diamante c'è un altro significato, ogni pietra comunque ha un suo significato, cioè è sempre stato così, basta pensare, non so, per gli egiziani la malachite aveva un particolare significato, e quello è, ecco, un altro dato. Per quanto riguarda se la sua domanda è anche per capire un po' se c'è di me, se c'è qualcosa di me nell'uomo in grigio, sicuramente, ma c'è qualcosa di me anche in questa ragazza che
così colorata, quindi sicuramente ci sono degli aspetti in entrambi i personaggi, ecco. Però quando scrivo sì, c'è qualche elemento autobiografico, ma io cerco, cioè sempre secondo me, io non credo a quelli che dicono che quando scrivono si distaccano, l'io che scrive è un altro, no, secondo me c'è sempre qualcosa di se stessi e sicuramente appunto questo, un certo periodo, in quel periodo poi appunto era un periodo un po' difficile, sicuramente era un periodo un po' così, quindi sicuramente era una donna in grigio, poi però vabbè, secondo me la situazione è migliorata, ecco. Non so se la sua domanda era bella, posso dire, però non so se ho risposto a quello che... Se, spero di sì, va bene. Ma io potrei anche non rispondere, però... c'è un conflitto di interesse, però comunque diciamo, non penso di aver capito completamente la domanda, ma scherzo. elementi di infanzia sicuramente, ma nel senso... perché... mi piaceva da bambino ascoltare le favole che mi raccontava sia mia nonna che mia bisnonna, quindi l'ho anche scritto nella prefazione, quindi questo aspetto dell'infanzia c'è sicuramente. Poi... E le inventavano loro o erano no, tradizionali? No, credo erano fossero, se non mi ricordo mai, erano tradizionali comunque, o comunque sì, sì. Penso che fossero tradizionali. Elemento personale nel libro? Ma... sì, può essere, non ci ho riflettuto abbastanza, direi che mi sono divertito forse a approfondire anche diciamo il personaggio femminile, nel senso il personaggio maschile mi era abbastanza chiaro, insomma, e quindi avendo a che fare quotidianamente con parecchie donne mi sono divertito diciamo a cercare di capire. Cosa hai capito? Non so, leggete il libro, magari. No, diciamo quello che ho capito, almeno perlomeno parlo delle donne moderne, insomma, le donne del passato non si conoscono tantissimi, non si hanno tantissime notizie, insomma, tranne pochissime eccezioni. Insomma, per quanto riguarda diciamo, il personaggio femminile, è piuttosto intrepido e diciamo non convenzionale, in qualche modo si scontra con l'elemento maschile del paterno e quindi fa di testa sua e sceglie la propria strada, insomma non so se questo anch'io pur essendo non così modernista ho voluto così rappresentare questo aspetto della modernità femminile. E basta, direi che ho risposto sufficientemente. Se avete qualche curiosità, prego. No, non voglio ovviamente fare domande e appesantire. No, volevo soprattutto farvi complimenti e ringraziarvi. Allora, i complimenti per la capacità e la volontà, come stava dicendo anche Marta, sì, sì, portare comunque il proprio sé in quello che avete scritto, quindi non c'è dubbio, quello che c'è lì dentro è vostro, siete voi, no? Quindi grazie per la capacità di cui io non sono in grado di spogliarmi in un certo senso, mettere veramente quello in cui credete, perché lì c'è quello in cui credete, no? Il vostro racconto lì porta voi. E quindi grazie di questa capacità di farlo e al contempo vi ringrazio per aver portato questo impulso a tutti. Credo che ci sia bisogno di leggerezza ma profondità, quindi nei vostri racconti c'è leggerezza ma profondità in tutto quello che dite ed è bello, credo che ci sia bisogno nella oggigiorno in questa società di questi vostri suggerimenti che proverò a leggere e a fare miei. Grazie. Ottimo che non devo rispondere alla domanda.
Allora va bene, se nessuno ha da dire, vi salutiamo, vi ringraziamo di questo incontro. Grazie. Grazie a te, grazie a me. Figurati. Grazie alla lettrice, scusa, sì, Chiara. Chiara, grazie, grazie a Donna Luca. Sì, di questa attività, di questo incontro, certo. Bene. E allora rimandiamo un altro incontro, non sappiamo quando, non sappiamo con chi, basta incontrarci e scambiare quello che abbiamo, il nostro noi. Grazie. Grazie.